al complesso tema del rivestimento, quindi della facciata, quindi della pelle dell'edificio. Si può anche nel progetto contemporaneo riprendere la lezione di Semper quando appunto parlava di questo organismo architettonico complesso? Lo chiede proprio a me. È una domanda diciamo retorica, però te la chiedo proprio perché vorrei che... Sì, certamente. Abbiamo appena finito. Lei sa che io sono un portatore samaritano di Gottfried Semper. L'ho introdotto in Italia, in Slovenia, certo. Jugoslavia. Già da tanti anni per noi la scoperta di Semper nel 75 era una nostra scoperta, non l'abbiamo scoperta attraverso i professori. E naturalmente siamo tutti un po' così semperiani, diciamo così. Semperiani perché crediamo che l'origine dell'architettura stia nel tessile, che il primo dettaglio umano sia stato il nodo per esistere e così via. Dunque io penso che oggi in questa architettura, chiamiamola termica, è vero, cioè questi nostri riscaldamenti, queste arie tutte precompresse, bene fatte, alla fine arriva fuori un'architettura del guscio, cioè non è più possibile fare i pilastri alla Le Corbusier, il cemento armato in vista, queste cose, per tutte queste povere ma vere norme che l'architettura, diciamo le norme ci condizionano l'architettura, forse più che lo stile. Dunque questo rivestire, come vestire l'aria? Come vestire l'aria in un nucleo per poter sopravvivere ai caldi e ai freddi del tempo? Ecco, allora qui, in questa nuova epoca che io chiamo l'epoca telematica nella quale viviamo, appunto la lezione semperiana del rivestimento, del vestire, diventa una cosa attualissima. Cioè sono nozioni vecchie, ma sono nozioni eterne. Questo non è teoria di architettura, è una teoria di vita. Infatti per capire Wagner e per capire Berlach e Loos e queste cose bisogna sapere Semper. Non si può scrivere su Loos e su Wittgenstein e non so che cosa senza conoscere Semper. Diventa una esseistica sterile. Dunque questa sua lezione del rivestimento condiziona sicuramente questo passo oggi, anche il next in architettura, ed è una nozione fantastica e che bisogna saper imparare ma anche sublimare. Vorrei ritornare ad un altro grande tema che lei tratta da molto tempo, lo spazio urbano. Il mio timore è non trovare una risposta per difenderci, sì, ma soprattutto ai contemporanei luoghi, anzi non luoghi antropologici, quelli del commercio globale. Forse la risposta ce l'avrei, la risposta ad esempio nel suo progetto per il centro di Verona. Vorrei capire da quel momento poi lei come ha sviluppato. Bene, dico, ci sono diverse tipi, cioè noi bisogna che oggi bisogna trovare anche una strategia per il nostro mondo, cioè è bene parlare, come lo fa il collega Colas, che io stimo, del Lagos e di tutti questi problemi mondiali, certo. E dire che l'Europa è una grande città, e questi, ci sono tanti piccoli colasiani anche in Italia che trasmettono queste grandi utopie come le trasmetteva Le Corbusier, che dobbiamo amare, ma le utopie non si avverano mai. Colas è un po' il Corbusier del nostro giorno e che pensi bene a Lagos e tutti questi grandi fenomeni protourbani. Però non bisogna dimenticare la gente che vive nei luoghi. L'Europa si globalizza, l'Europa diventa sempre più elettronica. Io sono a Vienna, premo un bottone e sono già a Kuala Lumpur. Questa è una parte della vera vita, però c'è un'altra parte che è la musica di camera della vita, gli incontri, andare al caffè, portare i bambini a scuola, vedersi con gli amici, andare a mangiare nelle trattorie, cioè la vita comune. Lì l'architettura penso non ha trovato ancora una strategia per dare cornice a questa prammatica di vita, a non quella astratta, quella troppo dotta forse. Dunque questo mio lavoro al momento condiziona due strade. Una è questa, come lei dice, il centro di Verona, e di dare spazio nuovo, materialità nuove, un senso haptic, diciamo noi in tedesco haptic, cioè questo sapere toccare con gli occhi, certo. Non con le mani solo, i materiali, il caldo e il freddo, saper entrare in dialogo con il mondo che mi sta attorno e assaporarlo, un senso erotico di materialità direi,
con questi campi di vita nostri veri della vita comune. Esiste un'altra strada, che è una strada che forse lei conosce meno, ma che si esprime nel progetto, all'Arsenale, questa grande copertura, la più grande in Europa al momento, di questi nostri tumori della città. Ogni città ha un proprio grande tumore, un grande cancro, che non si risolve mai quasi, qualche volta si risolverà. Questo avviene il Praterstern, cioè il punto che lega landscape, natura e città, il punto che lega la Transdanubia, oltre il Danubio, e la città storica. Questi spazi sono spazi di vita, ma sono spazi, diciamo così, confusi. Io penso che questa confusione fa anche parte di un'estetica, cioè bisogna ordinarla, questa partita a scacchi. Dunque, con una grande copertura urbana, è vero, con un grande ombrello, una grande tartaruga, si copre questo andar vieni delle diverse funzioni della città e la si mette un passepartout attorno, gli si dà un'identità, si risolvono le luci, la materialità, gli incontri, il traffico, tutto rimane un po' nervoso, però genera una certa estetica metropolitana. E si tratta di una grande piazza di incontri, con dei manufatti antichi, la fontana di Tegetov, queste grandi cose, si tratta di una stazione metropolitana con i piccoli centri commerciali e di un entertainment e business center, una struttura a pettine che guarda il Prater, ha gli occhi e nonostante lì si lavori, però incorpora, inghiottisce questo bellissimo verde del Prater. E qui si genera questo legame fra natura e architettura attraverso questo formicaio e sistema di nervi metropolitano. Questa azione, così quasi teatrale, questa azione per stare in piedi, per resistere, ecco, si copre con questa grande tela, tipo quella del grattacielo di Torino, che non è vetro, che non, adesso non usiamo più, è una nuova materialità interessante, della quale adesso non riesco a dare tutti i dettagli, ma questo Next a Venezia fa vedere una orizzontalità e una verticalità attraverso una nuova materialità dove si esprimono campi di vita odierni, come si farà? Questa è un po' la missione di questi due progetti. Ho un sospetto che solamente o comunque sicuramente un architetto europeo poteva fare una cosa del genere. Temo che un progetto come quello di cui ci ha parlato per un architetto americano si sarebbe trasformato in un mall, in un grande centro commerciale. Certamente, questo, la sensibilità della tradizione europea. Ma anche noi, cioè, come dire, in vita bisogna decidere se uno vuole diventare o piromane o pompiere. Io sognavo tutta la vita di diventare piromane, e però mi trovo nelle condizioni della mia professione di essere un pompiere. Dunque, significa che anche a noi vengono incontro tutti questi fenomeni del nuovo mercantilismo. Certo. Ma bisogna in qualche modo, anche se sono un po' furbi, cioè bisogna trovare delle strategie senza dir troppo alla gente che ti paga. Certo. Ma sapere queste culture, sapere i nostri semper, sapere questa tradizione, questa storia che non deve mai tramutarsi in una storia buffa del postmoderno, dei timpani, del professorino, e del uno che conosce tutto Palladio, quest'oggi non vale. E bisogna sapere, diciamo così, mediare. Noi siamo dei grandi mediatori, noi siamo dei grandi, come dire, interpreti del compromesso in architettura. È facile dire non posso costruire perché la situazione della vita non me lo permette. No, bisogna costruire, si deve e si può, però bisogna essere scettici sull'estetica della mall, su Las Vegas, su questi fenomeni americanistici, no? Se si certo. può dire, e bisogna piano piano implantare questa grande cultura europea o centrale europea, farla filtrare attraverso questi sistemi economici, questo dettato mercantilistico che ci viene incontro. Questo è forse una furberia, però qui si deve sapere rispondere a questo. Un architetto oggi deve rispondere a questo. Una furba etica di mestiere. Perché no? Che comunque è sempre etica, quindi va benissimo. Ah, no, quello non si deve abbandonare. Se si abbandona, certo, quella si cade in questi americanismi. Sì. Nella pura joie de vivre. Certo. Senza un sistema riflessivo. Certo. Senza una temporalità più estesa. Il moderno per me vale quando nel moderno esiste la nozione di una temporalità più estesa.
se no il moderno diventa stile.